Partito, vai davanti alla tua faccia una volta sola. Perfetto. Se vuoi tutto a posto? Sì. Ok, biodiversità, prodotti e l'importanza di preservarli. Bisogna sfamare quelle persone che hanno sete di capire e di ritornare ai valori che abbiamo, che non ci dobbiamo inventare niente, perché ce l'abbiamo. Salvaguardarli solo. Io sono ultima di nove, quindi arrivo da una famiglia contadina dove abbiamo sempre apprezzato il buon mangiare, abbiamo rispettato quello che era un po' la stagionalità, la natura, tutto quello che veniva gentilmente offerto. E quindi prima di entrare in cucina si fa, diciamo, una cultura soprattutto sul territorio e quello che ci offre, rispettando semplicemente il territorio. Quindi diciamo che la cucina va alla ricerca dei piccoli produttori, di quello che ci possono offrire. La cosa bella è che insieme al produttore si fa questo cammino e quindi fortunatamente piano piano il territorio cresce. Rosso, quindi un po' di peperoni, le rape, quella palla Questa palla lì, di se verza. vuoi qualche cornetto ce l'ho, che Sì. ancora come vedi stanno fiorendo. Massimo è stato fortemente stimolato inizialmente sulla parte del frutteto. Io mi sono avvicinata a lui perché in verità lui ha dei frutti antichi. Quindi il gelso, la viscola, il sorbo, e infatti ha iniziato a rimpiantare, a fare delle talee e quant'altro dei frutti antichi. E Prendi. poi io dietro dico: ma se c'hai così tanto terreno, per favore, lo stai producendo anche per te, comincia a produrmi un po' di verdura. Quindi magari invece di mettere, non so, 20 piantine di fave, me ne metti 40, pensi un po' al grillo, così per i piselli, così quello che è per l'aglione. E così è successo. Io chiusi prima di conoscere Stefano, non lo conoscevo. Mi ricordo alla prima girata che mi fece fare a Chiusi, mi sono innamorata. Ho detto sì, è Chiusi, il mio posto è Chiusi. E qui è iniziata la mia avventura. All'inizio molto più incentrata, se vogliamo, su quello che erano i vini e la degustazione proprio di prodotti tipici del territorio, in modo molto semplice. Poi c'è stata la richiesta proprio dei ospiti, dei clienti a dire: ma Tiziana, ma aggiungiamo magari un primo. E quindi così è nata proprio l'osteria. Quindi io ho i maiali che vanno nell'oliveto e tengono pulito l'oliveto e non c'è la mosca. Ora, come perde la foglia la vigna, vanno nella vigna e si mangiano tutta l'erba sotto Certo. e così non do il diserbo. Certo. No, sì, no, ma io Loro credo. stanno bene perché stanno bene. Il mio menù è imposto da quello che i produttori riescono a offrirmi. Persone come Angela vanno a tutelare quello che è il vero maiale di Cintasenese. Nessun Quindi tipo di mangime. mangio ciò che trovo fuori, Trova quello che trovano trovo fuori fuori, e mais. soprattutto noi stiamo facendo qua giù dove prima ci facevamo il grano, l'orzo, il mais, l'abbiamo dedicato tutto esclusivamente a erba medica. Io per esempio sto lavorando e soprattutto mi sento di dire a volte tutte quelle parti che non vengono usate per i salumi. Lo sto usando io o in arrosti, perché più delle volte ci sono delle ariste, oppure per dei ragù di cinta. Non posso prendere solo una parte dell'animale. Dell'animale, per forma di rispetto, devo usare tutto.
credo che la genuinità e la voglia e lo stimolo siano tre ingredienti fantastici. Lasciati andare, ti parlano. Avere il piatto che ti parla di quel produttore, perché l'olio magari è stato fatto da Federico, magari il pomodoro è stato fatto da Massimo. Io quando impiatto e faccio un antipasto, un primo, io so dare un nome a ogni ingrediente che uso. E questo lo riporto ai clienti con molta semplicità, molta trasparenza. Quindi credo che il cuoco dovrebbe essere questo, ma credo, no, ho detto tutto, non lo so, ditemi voi.